Era originaria di Bologna, cioè di Crespellano, in provincia di Bologna, poi loro si trasferiscono in Piemonte e diventano persone, appunto, come ha detto prima Vanessa, molto conosciute perché c'è un'intera dinastia, perché abbiamo il padre, i figli, degli zii. Quindi dal padre Ugo abbiamo tre fratelli, di cui due, Giuseppe e Cesare, sono quelli che abbiamo l'onore e il privilegio di portare a vostra conoscenza. Io mi soffermerei su questa visione di Giuseppe Gaduzzi, intitolata L'ovile, ed è un interno. Vi ricordo, cari amici e care amiche, che gli interni di Giuseppe Gaduzzi sono particolarmente ricercati. Lui comunque è un paesista, quindi ha fatto tanti paesaggi. Però, avendo fatto meno interni e avendoli fatti con questa capacità, con questo stile, sono molto richiesti. Abbiamo questo bellissimo ovile dove si vede questo giovinotto, questo ragazzino, in compagnia ovviamente di un agnellino, quindi come dire, il fanciullo con il piccolino della pecora. E poi c'è una bella scena di pecore illuminate da questa bella finestra, con la guardiana che ovviamente è un'adulta in mezzo agli esemplari adulti di pecora. Dopodiché molto delicatamente disegnata tutto l'insieme di paglia, di fieno, un'otre, le lanterne ovviamente appese ai classici soffitti a volta con i tronchi che ovviamente sostenevano le gettate delle volte, quindi un interno bellissimo. Stiamo parlando di opere comunque attorno al fine 800 e prima parte del 900, insomma. L'opera è firmata in basso a sinistra, è un 26,5 per 37,5 olio su tavola. Vi ricordo, ripeto, è un interno quindi particolarmente degno di attenzione e ha una base d'asta di 3.000 euro. Dopo aver visto, io spero che la telecamera renda giustizia a queste opere che sono bellissime e anche difficili però da riprendere, per Sì, i il riflessi, vetro. per i vetri. Io mi sposterei dall'altro lato, come accennavi tu prima, perché di là ci aspetta una marina sempre di Gaduzzi, ma questa volta parliamo di Cesare. Guardiamo bene questa grande marina. Cesare Gaduzzi, 1894, muore a Torino nel 1944, quindi nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Grande 70%, olio su tela, opera firmata in basso a destra. E qui viene fuori un'altra caratteristica bellissima, questo paesaggio piatto dove intravediamo delle pozze d'acqua, quindi con acqua quasi stagnante, inframmezzata ad erba e muschio, con queste luci che fanno veramente da cornice a tutta la situazione, cioè questa grande nuvola che nasconde il sole, ma che lo fa filtrare attraverso questi improvvisi momenti bianco-gialli molto luminosi e che disegna con un delicatissimo contrasto, cadendo dall'alto e da dietro le figure, disegna con questi bellissimi controluce tutte queste figure che sono presenti su questo bagnasciuga. In primo piano, bellissima questa figura di mamma con bambino in braccio, mentre di là tutte le altre donne e gli uomini sono intenti alle barche da pesca. Quindi si tratta evidentemente di una scena dove probabilmente la pesca è terminata, non stiamo in un momento preparatorio della pesca, ma già le barche sono state tirate a riva e ci sono i momenti quindi dove tutta la famiglia si è radunata con i loro uomini che sono arrivati dalla pesca. È una scena bellissima, io la vedo da qui, la sto ammirando. Piena di romanticismo, piena di lirismo, che questo pittore, questo Cesare Gaduzzi, vi ricordo, questa famiglia Gaduzzi per 40 anni, scenografi del Regio, con opere loro sempre presenti nelle case reali e sempre presenti nelle case nobiliari dei ricchi, quindi Savoia e della nobiltà torinese e piemontese. Io spero che la telecamera renda anche qui la delicatezza di questo cielo, trattato in un modo molto piatto e molto leggero, con questa grande nuvola grigia, scura, ma nel contempo piena di luce. Veramente un capolavoro di equilibrio. E lascerei un attimino Cesare Gaduzzi e sposterei la telecamera in alto a destra, perché abbiamo un'opera che invece appartiene
al secolo prima e parliamo di Rapusso Vittorio Amedeo, quindi parliamo di un torinese nato circa nel 1728 e morto circa, non sappiamo bene quando perché la sua documentazione di vita si ferma al 1789, quindi non sappiamo nulla di più. Intanto lui era un pittore di corte di Casa Savoia, guardiamo bellissima questa tavola, questo olio su tela, 77x134, è un'opera rintelata. E guardiamo veramente il trattamento classicistico delle immagini, questi putti che tengono in mano tutti i simboli della cristianità, la tiara, la mitra, la croce centrale, le foglie di palma, la grazia anche di questo puttino che si tiene un cappello papale appoggiato in testa per, come per ripararsi da questa luce che cade dall'alto. Una bellissima opera, 77x134, di un pittore del 1700. Vi ricordo che qui abbiamo una base d'asta di 10.000 euro e quindi vi invito a telefonare i nostri numeri e a questo punto lascerei anche questa magnifica opera del 700 e mi collego a questo secolo perché la telecamera si abbassa un po', entra in scena una pendola, ma sia la pendola del 700 entra in scena un altro esperto della Casa d'Aste Sant'Agostino e parlo di Patrick Launo. Benvenuto, grazie. Patrick. Grazie molte, grazie a tutti e buonasera. E, ho l'occasione proprio di collegarmi a quanto tu stavi dicendo perché questa volta, per la prima volta alla Casa d'Aste Sant'Agostino, non ci saranno solo dei bellissimi dipinti, ma abbiamo una ricca selezione di pendolerie antiche e di orologi da polso che vi presenteremo più tardi. Abbiamo scelto, per darvi un'idea di quello che presenteremo poi nel corso dell'asta, vi ripeto, domenica 13, lunedì 14, mercoledì 15, una piccola selezione di quelle che sono le circa 50 pendole che abbiamo in catalogo, perché è un catalogo molto ricco. Io inizierei proprio da quello che tu mi hai appunto indirizzato, che è questo bellissimo cartel del periodo di Luigi XIV, orologio francese, in tartaruga e ottone, con intarsi molto molto ricchi. È un orologio che proviene sicuramente da una dimora molto importante, perché se pensiamo già all'epoca un orologio di questo tipo costava centinaia di milioni di franchi, che erano veramente una cifra incredibile, una cifra importante. Noi ne abbiamo uno in asta, in ottime condizioni, completamente originale, con il movimento originale dell'epoca, firmato tra l'altro da uno degli orologiai più importanti dell'epoca, che era Turet, Jacques Turet, che ha lavorato dalla fine del 600 fino alla metà del 700. È un orologio che ha la suoneria sul campanello in bronzo e suona le ore e le mezze. Quindi ogni ora c'è il rintocco con il numero delle ore del campanello e alla mezz'ora anche. Io ti pregherei di fare veramente una carrellata su questi bronzi, questi intarsi, sulla tartaruga, sul bellissimo Nettuno che sovrasta la figura dell'orologio. Questo orologio lo poniamo in asta il martedì pomeriggio, nella sessione del pomeriggio, quella che inizierà alle ore 16 insieme agli arredi, perché abbiamo anche dei mobili, abbiamo delle ceramiche, abbiamo degli argenti, abbiamo parecchie, oltre ai quadri, una selezione molto importante. E la base d'asta di questo qua è di 3.500 euro. Quindi se volete potete già telefonare, i nostri numeri sono quelli in sovraimpressione, lo 011 43 777 70. E potete già confermare ad esempio la base d'asta in modo da assicurarvi la possibilità di portarvelo a casa, perché è un oggetto molto importante e da arredo. Poi se mi segui con la telecamera, ecco, qui c'è una piccola selezione di quello che è sempre il discorso pendoleria. Abbiamo degli orologi da viaggio, degli orologi in bronzo del periodo 800, abbracciamo un po' tutte le epoche, diciamo, di quella che è il discorso dell'orologeria importante, quindi dalla fine del 600, ne vedremo poi uno più in là, fino alla metà dell'Ottocento indicativamente. Quello che vorrei far vedere adesso ai nostri ascoltatori che sono collegati appunto sul nostro canale Sky è questo pendolo qua. Questo è un pendolo molto importante e particolare perché intanto è un pendolo in bronzo del periodo Carlo X, quindi siamo agli inizi dell'Ottocento, di produzione sicuramente francese, che peraltro ha una particolarità, è un orologio di provenienza di Casa Reale Savoia, perché al retro presenta uno stemma con l'orologio di Casa Reale. E dunque è in bronzo dorato al mercurio, anche questo un movimento parigino 8 giorni, con suoneria delle ore delle mezze, questa volta sempre sul campanello.
E la particolarità, ti pregherei di fare, se riesci, proprio un primo piano qua, è questa bolla in vetro. Vedi, ci sono questi due putti che sembra appunto che si guardino negli occhi, che stiano per... ed è una bolla di sapone, quindi questo effetto dato dalla palla di vetro che è di fatto è una bolla di sapone, e da appunto la scritta che c'è poi qua sotto sul quadrante: je souffle les fenêtres, un souffle détruit, cioè come scorre il tempo, così la bolla di sapone lo ricorda, nel senso che dura un attimo, il tempo scorre così come la bolla di sapone. Questo orologio qua è molto importante, noi siamo riusciti ad averlo intanto in affidamento da un importante collezionista. E ci dà la possibilità di metterlo in base d'asta a un prezzo molto basso rispetto a quelli che sono i risultati internazionali d'asta, perché un orologio del genere sulla piazza di Parigi va dai 10 ai 15 mila euro e noi ce l'abbiamo a 4.500 euro, quindi è un prezzo molto interessante. Se telefonate subito avete la possibilità di confermare la base d'asta, e chissà se nessun altro fa un'offerta più alta, cosa che noi speriamo, soprattutto per fare un favore al nostro fornitore, al nostro collezionista, che sicuramente spera di fare un prezzo un po' più elevato. Poi, ricollegandomi e rimanendo sempre sul bronzo dorato, però in versione più italica, ho il piacere di presentarti questa coppa in bronzo, coppa in bronzo dorato. Siamo sempre nel periodo inizio 800, però in questo caso siamo a Torino. Infatti il quadrante, come potrai vedere se si riesce a fare un piccolo zoom, è firmato Musée Perefils a Turin. Quindi un orologio di produzione sicuramente francese, perché la cassa in bronzo con questo tipo di doratura è di provenienza sicuramente francese, però rivenduto dai famosi gioiellieri di Torino e Musée, che hanno ancora il negozio adesso, perché in via Po il negozio esiste ancora. Anche questo è presentato in asta il martedì pomeriggio nella sezione arredi e ha una base d'asta di 1000 euro, è revisionato e funzionante. Per finire, tanto per darti ancora un'idea, poi torniamo naturalmente ai quadri che sono la partita più importante di Sant'Agostino da 40 anni, quindi posso ancora darti qualche informazione su questa pendola qua, una pendola di inizio 700, di provenienza austro-ungarica, quindi siamo nell'area, infatti è firmata Pressburg, che è il vecchio nome di Bratislava. È una pendola che ha anche la suoneria dei quarti e molto particolare, con questa cassa in rovere, quindi un modello anche questo riccamente...